mio nonno era geometra, il mio bisnonno perito agrimensore, quindi con la passione e con il lavoro necessario per dover avere per forza questi strumenti topografici, naturalmente loro ci lavoravano, io poi dopo li ho collezionati loro e ci ho lavorato con i miei, con gli ultimi acquisti e con gli ultimi lavori fatti. È una collezione itinerante, nel senso che a me piace portarla fuori, non mi piace girare, i collegi dei geometri mi invitano, in questo caso la SIFET, il collegio di Lecce, ho approfittato per stare un po' di giorni qua al Mostro di Lecce con questa mia mostra. La mostra è aperta, gli strumenti si possono toccare, sono tutti perfetti, non sono chiusi nelle bacheche come magari in alcuni musei o all'Istituto Geografico Militare, ma bensì uno può addirittura anche lavorarci perché sono perfettamente funzionanti. Fanno la storia della topografia, dallo squadro agrimensorio, dal grafometro, al primo squadro a cannocchiale, la tavoletta pretoriana, i primi tacheometri, per finire ai teodoliti più sofisticati che si usavano negli anni 70 e 80, con i quali ho lavorato io, ho operato io come topografo. Ci sono degli strumenti che sono ormai delle rarità, sono delle opere d'arte come manifattura e sono delle rarità perché difficilmente si incominciano a trovare in giro se non proprio a un appassionato come me o ad altri appassionati che in Italia ci conosciamo un poco e quindi custodiamo questi veri gioielli della topografia dall'unità d'Italia ad oggi nei 150 anni della vera storia della topografia quando si faceva in questo modo. Adesso è l'epoca delle stazioni totali, dei droni, si sta parlando in questi giorni, però purtroppo questi strumenti hanno fatto la storia della topografia, hanno fatto la storia d'Italia perché ci sono degli strumenti che hanno operato in tutta l'Italia nella triangolazione geodetica, quindi veniva tutta l'Italia ridisegnata, rimappata subito dopo l'Unità d'Italia con l'Istituto Geografico Militare a fare la triangolazione geodetica che poi è servita al catasto per i punti di dettaglio e quindi fare subito dopo all'inizio del secolo le mappe catastali e le cose. Questa è la storia della mia famiglia, questa passione io la coltivo, credo di portarla avanti.